Allora, i terrazzamenti nel mondo sono tanti, in tutte le culture, in tantissimi paesaggi, sono vasti e bisogna in qualche modo provare oggi, nei tempi moderni, a tutelarli perché sono il nostro patrimonio culturale, umano, ma anche tutelarli in un modo intelligente, a farli vivere. Allora, ne parliamo questa sera con Donatella Murtas, architetto, territorialista e coordinatrice della sezione italiana dell'Alleanza Mondiale dei paesaggi terrazzati. Benvenuta Donatella. Grazie. Alleanza mondiale perché diciamo che subito nell'ottobre di quest'anno, 2016, si terrà il terzo grande incontro mondiale, vero? Sui paesaggi terrazzati? È verissimo, si terrà qui in Italia e si terrà in modo, diciamo, inconsueto in diverse zone del territorio italiano, Italiano. perché l'incontro comincerà a Venezia. Quindi la cosa può sembrare paradossale, però era proprio l'idea quella di cominciare in una città storica importante di cultura alta, dove ci sarà l'apertura di questo grande incontro con partecipanti che arriveranno da tutte le parti del mondo, dell'Europa naturalmente, dal Sud America, dalla Cina, perché come tu hai poco fa detto, esistono terrazzamenti da tutte le parti del mondo e naturalmente l'Italia. L'Italia. Il primo di queste edizioni dell'incontro mondiale sui paesaggi terrazzati è stato in Cina, Sì, appunto, nel 2010 nel 2010 è stata nella regione meridionale della Cina e poi nel 2014 è stato in Perù, in nella Perù. zona centrale vicino a Cusco. Ecco, perché è importante tutelare i paesaggi terrazzati? Che cosa rischiano oggi? I paesaggi terrazzati rischiano da un lato l'abbandono. E quindi a seguito dell'abbandono ai paesaggi terrazzati, che sono un'opera completamente artificiale, perché il lavoro di uomini e donne che nei secoli li hanno costruiti, quindi il bosco si richiude, la selva si richiude e loro spariscono e cominciano le frane, ma rischiano anche una gestione, diciamo, non avveduta, quindi nuove strade che tagliano i versanti. Ruspe che vanno a distruggere i muri perché ritenuti non più necessari e le pietre vengono tolte e vanno chissà da qualche altra parte per costruire qualcos'altro. Una canalizzazione dell'acqua formidabile che anche lei viene sventrata di nuovo con un atteggiamento molto superficiale, anche un po' di inconsapevolezza. E poi dall'altro lato, dal momento che spesso sono luoghi meravigliosi, quello che si rischia soprattutto in Europa e forse soprattutto in Italia è quello di un'urbanizzazione Certo, nuovamente selvaggia, selvaggia. sappiamo Io bene. Tu sei piemontese sono e sei in piemontese. una zona di terrazzamenti, vero? In Italia quali sono i luoghi dove ci sono i terrazzamenti più importanti, più significativi? Io abito da alcuni anni in Alta Langa. L'Alta Langa è una zona fortemente terrazzata, anche se poco conosciuta, come tante altre aree terrazzate d'Italia, così come esistono in tutto l'arco alpino, nelle zone dell'Appennino, nelle zone delle isole. In realtà, se noi pensiamo In proprio Liguria, in noi abbiamo un Liguria, documentario fatto naturalmente. da Walter Torri straordinario sui La terrazzamenti in Liguria Liguria. naturalmente è famosa al mondo per le sue cinque terre, così come lo è famosa la costiera amalfitana e Ischia. Sono i due paesaggi terrazzati italiani che sono entrati nel 97 nella famosa lista del patrimonio mondiale dell'umanità. Però non c'è solo UNESCO, no? E quindi quello che l'Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati sta cercando di lanciare come messaggio e di guardare alla quotidianità di questi paesaggi, perché sono quelli in realtà che sono maggiormente a Assolutamente. rischio, no? Donatella, tu hai appena pubblicato Pietra su pietra, che è un manuale che spiega anche, ripercorre un po' la storia dei terrazzamenti, l'importanza di un terrazzamento, ma spiega anche come farlo, vero? Come Sì, mantenerlo. è vero, È spiega un come manuale farlo, è un anche. vero e proprio manuale. Io non amo nel particolare i manuali, quindi lo chiamo un manuale narrato, Sì. però racconto in che modo un muro in pietra secco, un muro di contenimento in pietra secco possa essere mantenuto, possa essere costruito Guardate, e possa essere essere tenuto in recuperato, no? e essere recuperato. Brava, quindi E dentro ci sono le l'inizio, illustrazioni, sì, ci le sono delle illustrazioni che tecniche. sono state gentilmente date da un'associazione di artigiani della pietra secco Bello. francese,
E grazie a loro questo è diventato un piccolo manuale molto molto divulgativo che è scritto per tutti, non necessariamente certo. per gli artigiani, ma che serve a far presente che c'è una possibilità per tutti, quindi non occorre essere né dei giganti né delle persone muscolose o palestrate per costruire muri in pietra secco, ma tutti ce la possono fare. Cosa bisogna fare per proteggerli questi muri a secco? Per proteggere i muri a secco e poi i paesaggi terrazzati, che è l'insieme sì. dei muri a secco, ma che non sono solo muri a secco, perché ci sono le coltivazioni, ci sono le abitazioni, ci sono le conoscenze, quindi è davvero un incrocio di tanti aspetti, un paesaggio in tutto e per tutto della polifunzionalità, della multidisciplinarietà. E allora bisogna sapere tante cose. Ed è questo tante cose che riporta all'attenzione il fatto che c'è bisogno di tante competenze che vanno dall'artigiano alla pietra secco, che sa costruire con la pietra secco, ai contadini, ma naturalmente anche poi alle persone che fanno ricerca, alle persone che definiscono anche la normativa. In Italia c'è una normativa molto approssimativa sui paesaggi terrazzati. Questo sarebbe davvero da rivedere. Beh, da vediamo rivedere, questo terzo incontro che cosa porterà. Io intanto ti ringrazio tanto, grazie a Donatella Murtas, architetto territorialista e coordinatrice della sezione italiana dell'Alleanza Mondiale dei Paesaggi Terrazzati. Magari torneremo a parlarne a Gheo di questo convegno così, questo incontro così importante.